alternative. Io, visto che sono il primo a parlare, farò una breve ricostruzione di questa, diciamo, di questa parabola descrittiva, ma devo dire che personalmente la considero impeccabile, cioè credo che non ci sia niente da discutere e da commentare su questo, mentre invece ho l'impressione che ci sarà molto da discutere e da commentare sui problemi che nascono a partire da questa alternativa e a partire dall'eventualità di questa rivolta dei poveri, problemi che ovviamente non sono dei limiti del libro, sono dei limiti della situazione reale in cui ci troviamo. In altre parole, ho l'impressione che il vero problema pratico del quale dovremo discutere insieme è come evitare, come ottenere che questa rivolta abbia un esito felice, come evitare cioè che la soluzione di questa alternativa sia rivolta e barbarie, ovvero barbarie nonostante la rivolta o peggio ancora barbarie attraverso la rivolta. Questo per il momento vi sembrerà oscuro, ma quando ci arriviamo penso che, insomma, mi auguro che si chiarisca di più. Allora, intanto sulla parte ricostruttiva, che cosa è successo nel capitalismo in questi 20-30 anni? Riducendo proprio il tutto alla sintesi più stringente possibile, diciamo che quello che è successo è che la logica economica, la logica della produzione di valore, attraverso una rete di trasformazioni, di cui la prima è stato l'uso che si è fatto dell'evoluzione tecnologica, si è ampliata, si è estesa fino a coincidere con la vita stessa. Diciamo che fino a una quarantina, cinquantina anni fa già c'era il capitalismo, diciamo, però si poteva dire che gli esseri umani in una società capitalistica producevano lavoro, producevano valore per lo più attraverso il lavoro e poi vivevano e poi facevano tante cose, poi comunicavano tra di loro, crescevano, si preoccupavano della loro salute, a volte si ammalavano, eccetera, eccetera. Nella società contemporanea la produzione di valore copre indistintamente tutta la dimensione della vita, almeno tendenzialmente. Faccio degli esempi banali, giusto perché ci si intenda. Gli uomini, gli esseri umani hanno sempre desiderato comunicare tra di loro e ancora 20-30 anni fa uno comunicava con gli amici, gli mandava una lettera, ci metteva un francobollo. È solo da una ventina d'anni che l'attitudine comunicativa degli esseri umani è diventata da un lato la posta in gioco una produzione di plusvalore enorme. Pensate a tutti gli smartphone che molti di voi avranno in tasca, pensate alle mail che ci scambiamo e all'enorme, e anche appunto alla logica di concorrenza, di competitività fra le aziende e all'enorme quantità di profitti che si fanno mettendo al lavoro questo desiderio di comunicare che c'è sempre stato e facendo sì nello stesso tempo che questo desiderio di comunicare si trasformi in lavoro. Noi oggi siamo reperibili 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana e questo fa sì che molti di noi, se non addirittura tutti, lavorano 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. La stessa cosa si potrebbe dire della salute: gli esseri umani si sono sempre ammalati, si sono sempre presi dei farmaci, ma è solo da una quindicina, ventina d'anni che il settore farmaceutico è diventato, diciamo, il settore a più alto rendimento nell'industria capitalistica, con tutto quello che ne deriva: l'aziendalizzazione degli ospedali, l'enorme pressione che le case farmaceutiche esercitano sui medici, in modo tale che anche il nostro modo di rapportarci alla nostra fisicità, al nostro corpo, sia, diciamo, fortemente alterato dall'interesse, dal profitto.